Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città. Andrea si è perso. Il Vangelo è vicino a te. Appuntamento settimanale con i gruppi Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente», gli rispose Tommaso. «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ciao a tutti, io sono Paola e oggi insieme ad altri amici commenteremo il Vangelo della domenica dopo Pasqua, uno dei brani forse più conosciuti ma anche forse meno capiti e compresi. Quindi tenteremo insieme di darvi una lettura un po' nuova di questo Vangelo. Passo quindi la parola a Donatella. Ciao a tutti, e rispetto al Vangelo di oggi mi volevo soffermare sui primi versetti che recitano: «La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù». Ecco, la frase racconta di un momento tragico. Dopo una settimana dopo la morte di Gesù, gli apostoli si raccolgono in una casa amica dove hanno chiuso le porte accuratamente per paura, grande paura di essere visti perché li stavano cercando. E i discepoli sono sconvolti dalla morte di Gesù e la loro anima in questo momento è prigioniera della sera, del buio. Ma sono anche però stupiti e curiosi per la novità della risurrezione e vogliono capire questo passaggio dalla morte alla vita. E Gesù a quel punto capisce che non può abbandonarli in questo momento di buio ed entra quindi nella loro casa per stare con loro e con noi, per non farci sentire soli, abbandonati di fronte alla morte. Ora, questo pezzo, insomma questi versetti mi hanno fatto pensare ovviamente all'esperienza della morte che tutti abbiamo vissuto, e spesso l'esperienza della morte di un amico, di un familiare è un momento terribile, sembra impossibile superarlo, vorresti scappare dalla tristezza, dall'oscurità in cui sei finito, dalla sfiducia nella vita che a quel punto è molto grande, sembra impossibile rialzarsi, ma l'incontro in questi versetti si capisce che la soluzione è nell'incontro degli apostoli con Gesù, nella loro casa, nella nostra vita. Quindi mi sono detta, ma quindi se facciamo entrare Gesù, se facciamo degli incontri
come Gesù ha voluto fare con gli apostoli, questi ci salvano, quindi ci salvano, ci trasformano, ci riempiono la mente di luce e di speranza, il cuore di gioia, per andare avanti, perché siamo sicuri che faremo degli incontri belli e positivi e allegri, perché questi versetti ci hanno raccontato questo. Quindi tutti noi siamo passati dal dolore infinito e inconsolabile della morte, ma se con coraggio accetti di incontrare degli amici e con coraggio racconti la bellezza della persona amata e persa, allora lei sarà tra noi di nuovo, sarà con noi nella nostra casa, come Gesù con i suoi discepoli. La vita di Gesù è andata avanti grazie agli apostoli e così la vita delle persone che amiamo andrà avanti grazie a noi. E così, questi versetti mi hanno suggerito questa riflessione che volevo condividere con voi. Grazie. E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già, rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto e un anno mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia. Stoviglie color nostalgia e le frasi quasi fossimo due vecchi rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi le cose sognate ora viste. La mia America e la sua diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte vento volan via nella stazione, tre due luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, mi sarà ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, Dio sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. Io sottolineo una parola o un'immagine dell'inizio del Vangelo e quando dice stette in mezzo. Potremmo dire che c'è un prima e un dopo la risurrezione, nello stile di Gesù di stare a fianco alle persone. Prima della risurrezione, lo stile di Gesù è quello di chiamare alla sua sequela, a seguirlo,
così fa con tutti i discepoli che sceglie e questi lo seguono. Nel dopo lo stile di Gesù è un altro. Non è più quello di mettersi a capo di una fila, ma di stare in mezzo. C'è una grande differenza tra questo, perché se ci pensate, stare in mezzo a un cerchio vuol dire che tutti lo possono vedere, non è come se stesse davanti per cui qualcuno magari me lo copre e non lo vedo. Tutti lo possono toccare perché sono alla stessa distanza. Nello stesso tempo Gesù si rende anche molto vulnerabile, perché quando ci si mette in mezzo, è anche un modo di dire, no? Mettere in mezzo qualcuno, vuol dire in qualche modo renderlo vulnerabile, ma lui si dona completamente. E quindi è uno stile completamente diverso, questo di Gesù dopo la resurrezione. E ci dice anche che questo suo stare in mezzo vuol dire che siamo tutti figli di Dio. Quindi siamo tutti con Gesù, con la sua resurrezione, siamo tutti figli, uguali a lui. Questo è lo stile di Gesù ed è lo stile del dopo la resurrezione, quello di mettersi sempre dentro la nostra vita, nel cerchio dei nostri affetti, delle nostre amicizie, ma a volte anche nel cerchio delle nostre paure, proprio per aiutarci. E un'immagine che mi è venuta in mente è quella geometrica, di mettere a confronto il cerchio con il triangolo. Potremmo dire che il triangolo in qualche modo rappresenta il rapporto di Dio con l'umanità nel Vecchio Testamento, quindi piramidale, Dio in alto e noi sotto, in un rapporto gerarchico. Con Gesù invece c'è il cerchio, dove c'è un'immagine armoniosa, dove non ci sono spigoli, dove non c'è qualcuno che è più in alto e più in basso, ma ci si stringe tutti. E potremmo anche dire, come forse un po' potete vedere nelle immagini che vi propongo, che il cerchio rappresenta anche un po' un abbraccio. Se ci pensiamo, quando noi abbracciamo qualcuno, formiamo un cerchio intorno alla persona. E questo è lo stile di Gesù, quello del starci a fianco nella nostra vita attraverso gli abbracci. Questa è anche la Pasqua di Gesù. Me, I'm a party circle of friends, and we notice you don't come around. Me, I think it all depends on you touching ground. And being alone is a
Io sono Mariolina e mi sono soffermata sulla frase ricevete lo Spirito Santo. Anche io mi sono fermata sulla scena che i discepoli sono quasi paralizzati dalla paura, sono quasi preoccupati di essere sorpresi perché qualcuno li sta cercando e non vogliono farsi trovare, sono scoraggiati. E il Signore Gesù appare e sembra quasi che dica il contrario. Lui arriva e dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Su, uscite, andate, andate, ricevete lo Spirito, perché così avete la forza. E veramente questo trasforma quegli uomini timorosi, trasforma quegli uomini paurosi, quegli uomini paralizzati che non capivano ancora cosa stava succedendo. E ancora 8 giorni dopo Tommaso, vedremo ancora nel Vangelo cosa succede, sono incapaci di capire veramente cosa è successo. Ma Gesù arriva e gli manda: uscite, andate, annunciate, siate persone di gioia, siate persone di speranza. Io vi mando perché io sono risorto, io ho vinto la morte. E questo per me non lo dice solo ai discepoli, agli apostoli in quel periodo, lo dice anche noi con il battesimo e la cresima riceviamo lo Spirito. E forse dobbiamo far parlare questo Spirito che è dentro di noi e anche noi diventare annunziatori di gioia, annunziatori di Gesù risorto. Gesù ha vinto la morte, ha vinto anche per noi. Noi possiamo vivere e annunciare con gioia questa novità. Sì, è vero, la morte ci circonda, la sofferenza ci circonda, ma non possiamo rimanere paralizzati come gli apostoli. Anche per noi Gesù è risorto, ha vinto la morte. Buona Pasqua da Antonio. Ragazzi, buona Pasqua. Davvero Gesù è risorto. Ed anche così la voglia di entrare a porte chiuse. Ecco la parola con cui mi sono fermato. Per ben 2 volte, come abbiamo ascoltato in questo brano del Vangelo, Gesù entra a porte chiuse. Sì, chiuse come le vostre porte, come le porte che non vi permettono di godere appieno della libertà, della pace, della vita. Ma Gesù viene proprio per questo e dimostra che nessuna cosa lo può fermare e con lui nessuna cosa ci può fermare. Come ha detto prima Mariolina, lo Spirito Santo che ricevono dà la forza agli apostoli di uscire fuori da quel cenacolo nel quale erano chiusi per paura. Gesù 2 volte, ripeto, entra a porte chiuse. Ecco, pensiamo alla nostra condizione, alla condizione di reclusi. Una porta, più porte, ci bloccano dalla libertà, ma noi siamo già liberi. Siamo già liberi perché Gesù ci ha liberati con la sua resurrezione. Davvero, è una buona notizia, è un Vangelo anche questo. Buona Pasqua da Antonio. Dice il Vangelo di Giovanni che Tommaso non era con loro la prima volta che Gesù si manifesta in mezzo a loro risorto. E nelle parole dell'Evangelista io ci ho sempre letto una specie di rimprovero: ma guarda te, eravamo tutti insieme, arriva Gesù e Tommaso non c'era. Però a un certo punto mi è piaciuto anche pensare a perché Tommaso non fosse con loro. Siamo proprio sicuri che fosse un'assenza ingiustificata? E mi è venuto di rivalutare questa figura. Chissà, forse Tommaso era assente perché, a differenza degli altri che stavano chiusi dentro al cenacolo per paura,
lui andava a cercare qualche traccia di Gesù risorto, aveva sentito parlare di risurrezione, forse aveva sentito da Pietro e da Giovanni che erano andati al sepolcro e l'avevano trovato vuoto, e forse voleva metterci il naso anche lui, forse voleva capire qualche cosa di più, forse è andato in cerca del risorto, forse ha sfidato la persecuzione, ha sfidato la paura che attanagliava anche lui ed è andato a cercare qualche traccia di Gesù. In fondo Tommaso era quello che qualche capitolo prima aveva detto andiamo anche noi a morire con lui quando Gesù ha annunciato che stava per andare a Gerusalemme. Non lo so se era proprio una motivo, una causa così poco nobile quella di Tommaso per essere assente. Chissà, forse invece ci rappresenta di più non solo perché anche noi facciamo fatica a credere, ma perché anche noi abbiamo bisogno di andare alla ricerca dei segni di questa risurrezione e non stiamo ad aspettare che ci piovano addosso, che è bello che il Signore vinca le nostre paure, però ogni tanto è bello che prendiamo anche noi l'iniziativa e superiamo le nostre paure, le nostre timidezze, le nostre delusioni e andiamo comunque a andare, lo voglio vedere anch'io, lo voglio vedere anch'io. Buona continuazione della Pasqua da parte mia, Marcello, e da parte di tutti. Arrivederci. Ciao, sono Gigi. Oggi il Signore dice a Tommaso non essere incredulo ma credente. Quante volte anche noi nella vita siamo stati increduli? Molte volte perché non abbiamo fiducia, non sappiamo se lui ci ascolta. Poi come facciamo a vederlo? Come facciamo a trovarlo? Credere in lui? Allora mi viene in mente che anche loro, gli apostoli, i discepoli, facevano fatica a riconoscerlo. Pensate ai due che discendevano verso Emmaus, ai due discepoli, che parlavano fra di loro ed erano scoraggiati, proprio erano sfiduciati. Il Signore appare e si mette a camminare con loro e dialoga. Ma ancora loro, in quel momento, loro non lo riconoscono. Come si fa a conoscere Gesù? Come si fa a vedere Gesù? Quando arrivano alla locanda per mangiare, ecco lì, il Signore prende il pane, lo spezza e lo dona agli altri. Dove troviamo Gesù? Io penso che la prima dove possiamo trovare Gesù è nel condividere. Io voglio essere i fratelli, il Signore non ci può salvare da soli, non ci possiamo salvare da soli. Dobbiamo condividere con gli altri le gioie, i dolori, essere sensibili alle varie esigenze degli altri. E che negli altri, come diceva la Mariolina, c'è lo Spirito Santo. Dobbiamo trovare negli altri il Gesù. Quel Gesù che facciamo fatica a vederlo, che non vogliamo vederlo. Cerchiamo negli ultimi, cerchiamo in quelle persone disperate. E molte volte dentro di noi dobbiamo essere sereni perché sappiamo che Gesù è con gli altri anche. E Gesù è in mezzo a noi. E la cosa stupenda che oggi ci dice ancora il Signore, ci dice beati coloro che non hanno visto ma crederanno. Ecco, siamo dei beati, dobbiamo fare una grande festa, suonare le campane, dire siamo noi dei beati. Allora mi chiedo, cosa stiamo qui a dormire? Perché noi cristiani ci addormentiamo? Dice che il mondo va male perché i cristiani dormono. Siamo beati. Il Signore ci manda e dice il Padre ha mandato me, io mando voi. Ce l'ha quasi ordinato. Dobbiamo essere veramente entusiasti a trasmettere questa grande parola, ma non solo con delle parole, con la testimonianza. Il Signore ci dice andate e predicate il mio Vangelo. Ero morto ed è risorto per noi, abbiamo la vita eterna, ci ha donato la vita eterna e ci ha detto dovete espandere nel mondo la mia parola. Ecco questo grande annuncio che noi dobbiamo fare. E io penso a quel ragazzino che tanti anni fa ho incontrato per strada, mi ha bloccato e mi fa ma tu sei credente? Io dico sì. Lui mi guarda e fa un sorriso e dice stai allegro, Dio ti ama. Io vi auguro a voi e mi auguro che Dio veramente siamo certi che ci ama. Buona Pasqua. Bene, allora vi salutiamo, ognuno di noi vi fa un breve saluto. Io vi saluto con l'abbraccio di Gesù nella Pasqua. Auguri a tutti.
Auguri. Buona Pasqua, ragazzi, buona Pasqua, davvero. Il Signore ci abbraccia, è lì in mezzo a noi, non è mica da parte. Buona Pasqua a tutti e scriveteci le vostre riflessioni. Alleluia, alleluia. Viviamo nella gioia. Questa è l'ultima puntata per questa stagione di Eduradio. Chissà, forse ci ritroveremo ancora su queste frequenze. In ogni caso è stato bello stare con voi e speriamo di poterci ritrovare ancora. Arrivederci e buona continuazione di Pasqua. Ciao, 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 ciao a tutti, buona Pasqua, ciao, ciao, ciao. L'amore fa l'acqua buona. Passare la malinconia, crescere i capelli l'amore fa. L'amore accarezza i figli, l'amore parla con i vecchi, qualcuno vuole bene ai più lontani. L'amore fa guerra agli idioti, agli arroganti pericolosi, fa bellissima la stanchezza, avvicina la fortuna quando può, fa buona la cucina, l'amore è una puttana che onora la bellezza. Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città.